Bella a tutti ragazzi, qui è Giocatore60 e ben ritrovati nel mio canale. Come potete vedere siamo qui con un nuovo episodio della carriera giocatore su FIFA 15. Sto registrando questo episodio subito dopo aver registrato l'episodio precedente, quindi non ho ancora letto i vostri commenti e quindi non so se mi avete detto come cambiare ruolo. Comunque io ci ho fatto caso adesso che è uscita l'opzione modifica giocatore, quindi può darsi che l'oggetto del catalogo riguardi l'aspetto degli altri giocatori, infatti posso modificare alcuni giocatori. Inoltre ho visto che nel catalogo c'è proprio specificato modificare l'aspetto di qualsiasi giocatore nella carriera, quindi il ruolo mi sa che non si può cambiare. Comunque io ancora non ho visto i vostri commenti nel video scorso, magari qualcuno mi ha spiegato, non lo so. Comunque, detto questo, iniziamo subito con il video di oggi. La prima partita la andiamo a giocare contro l'Aston Villa in campionato e poi c'è la partita amichevole con l'Italia contro l'Inghilterra. Non so perché abbiamo due partite di fila contro l'Inghilterra, una in casa e una in trasferta. Quindi iniziamo subito e come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare al massimo questa carriera giocatore, di passare sulla pagina Facebook, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo in partita, buona visione a tutti, bella! Eccoci qui ragazzi, i giocatori stanno per entrare in campo, siamo in casa nostra e inizia adesso Manchester City, Aston Villa. Per noi, possiamo andare, proviamo a puntare e superiamo in velocità. Forza così, Zego scatta, perché sei così basso? Perché sei così basso, Zego? Allora proviamo ad andare noi, non c'è nessuno in mezzo, non c'è nessuno in mezzo, proviamo ad andare in sinistro, Subasic, ma come ha fatto a fare così la palla? Spiegatemelo, Westwood. Stranamente guardate dove siamo, siamo avantissimi, non è che ci hanno cambiato posizione. Guardate lì, buono, buono così, i contropiedi che mi piacciono. Forza andiamo i contropiedi, finalmente, quanto mi sono mancato questi contropiedi, mi sono mancati. Con calma adesso, Zego, Zego è tua, Zego è tua, non mi deludere, dentro! Zego, ti tacco! Per il destro! Poi sono la spinta! 1-0! E andiamo! Bene così! Una volta che ci hanno cambiato il ruolo, e subito li puniamo! 1-0! Fine primo tempo, bella partita, va bene così, stiamo giocando un po' più avanti, non mi sto interessando molto della posizione che mi dice di stare avanti, indietro. Sto andando molto avanti e mi diverto molto così. No, attenzione, il cross dentro, via via così. No, 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 porta vuota. Forza, no, ma perché? Dai, ma che gol abbiamo preso? Guarda il portiere che esce a vuoto e poi sulla rovesciata di un millimetro non l'ha presa quello. 1-1, tutto da rifare. Attenzione, fermiamolo, siamo in due, dai che sbaglia lo stop. Questo lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo che sbagliavo lo stop. Forza, forza, forza con le ultime forze. Forza con l'ultima volta, sprint, forza sprint. Vai! Guardate quello, ci ruba un tempo, poi dentro il cross. Arrivateci di testa, il rimpallo e poi spazza via. Accidenti, bel contropiede però. Possiamo andare. Forza, forza che appoggiamo di tacco. Buona così, allarga dall'altro lato. Fernando, è buona, tutti in mezzo, il cross. Dentro di testa, no, Mangala. Aspetta, un minuto di recupero, ma perché? Non fischiare, arbitro. Arbitro, non fischiare. Non fischiare, bravo. Ok, con calma, ultima azione. Adesso c'è tempo per l'ultima azione. Appoggiamo dentro. Mkhitaryan, Vidal, guardami sulla corsa. Buona Nasri, la finta, è destro! Sono spinta, buttala! No, poi dentro via, fischia adesso. Uff, niente, valutazione 9.3, ma con tutto questo non siamo riusciti a vincere questa partita importante. Quindi andiamo avanti nel calendario, vediamo un po', dovrebbe esserci la partita con l'Inghilterra, vediamo se siamo stati inseriti nella formazione titolare, perché penso che la convocazione ormai si sia scontata per noi, visto che siamo 86 e siamo i più forti della nazionale. Vediamo un po' se siamo inseriti in campo, anzi no, aspettate un attimo, giocatori impegnati con la convocazione nazionale. Io non ci sono, non sono stato convocato. Ma ho appena finito di dire, me la sono proprio chiamata, me la sono appena finito di dire che ormai la convocazione era sicura. Perfetto, noi siamo stati convocati, però c'è una bella notizia! Perché guardate la formazione, siamo attaccanti! Finalmente! Punta centrale contro il Tottenham! Ragazzi, voglio fare tre gol. Voglio fare tre gol. La tripletta per fargli capire che quello è il mio ruolo. Eccoci qui, ragazzi, che qua stanno per entrare in campo. Guardate lì che bellissima grafica, davvero è stupenda, davvero è bellissima. Mi piace davvero tantissimo. Questo campionato l'ho sempre detto e sono contento di giocare con questi campioni e finalmente siamo attaccati centrali. Inizia adesso Tottenham Manchester City. Ah, comunque, non vi ho detto prima che dopo questa partita ci sarebbe la partita di Champions League. Io nel video precedente avevo detto che volevo rimanere fuori, però, cioè, volevo farmi sostituire per giocare quella partita, però
Visto che è ancora il girone, ci sono ancora tre partite, quindi non è decisiva. Vediamo un po'. Se a meno che questa partita non si mette sui binari giusti, mi faccio sostituire. Se no, la gioco tutta. Poi vediamo un po' come va. Bene così, company. Subito, via così, primo contropiede. Subito si parte. La finta. Ci giriamo e facciamo salire la squadra. E questo è il mio ruolo. Questo mi piace fare. Attenzione alla mela, attenzione al Tottenham. Oh, 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 mamma mia, Eriksen. Fuori. Ragazzi, la vedo male. La vedo male. Perché stiamo soffrendo parecchio. Dai, prendetela. No, e la buttano via. E la prendono e la buttano via. 30 minuti non mi è arrivato neanche un pallone. Neanche uno. Attenzione, Paulinho. Via, via, via così. Richard. È buona. Forza, forza, forza. Proviamo a fare qualcosa col primo pallone che ci capita. Col primo pallone. Vediamo di prenderla. Dai, però, Yedlin. Come si salvano? Questo è il primo pallone che mi è arrivato in 35 minuti. Valutazione 5. Davvero non ho toccato palla. Attenzione, recuperiamo palla. Siamo attaccanti e recuperiamo anche palla. Bene così, ti ho visto il corridoio dentro. È buona. Forza, forza, fallo, fallo. La prima volta che entriamo in area. Mkhitaryan, Mkhitaryan. Lloris. Prima volta che superiamo la metà campo. Prima volta che superiamo la metà campo perché sono andato io in difesa a prendere il pallone. Attenzione, è buona così. Possiamo andare. Buona, è buona, è buona, è buona. È questo il ruolo che mi piace. È questo il ruolo che mi piace. 1-0. Sì. E andiamo. E questo è il ruolo che mi piace stare lì. Mi piace fare queste azioni, mi piace restare da solo lì. Provare a fare le finte, provare a fare qualcosa e poi piazzarla lì. Perfetto. 1-0 e quinto gol in Premier League. È buona per noi. Possiamo andare. Guardate questo subito che mi viene addosso. Possiamo andare, attenzione. Attenzione, possiamo andare. Ignoriamo tutti, ignoriamo tutti. Andiamo, andiamo, andiamo in destro. Ci scusiamo con Fernandinho che aveva fatto un movimento davvero bellissimo. Ci scusiamo. La mela. È buona. Fernando. È buona. Buona per noi. Possiamo andare. Mamma mia. Mamma mia. È questo, ragazzi. Io sono nato per questo ruolo. Io sono nato per questo ruolo. Il sinistro. Lloris. La mela. Vidal. Fallo. Dai. Ma veramente. Non ci credo. Dai, attenzione che la mela le sa tirare. Dai. Attenti, attenti. Noi siamo lì pronti per un bel contropiede. Il sinistro di la mela. Mamma mia. Dembélé. Finisce qui. Finisce qui 1-0, non abbiamo fatto 3 gol, non abbiamo fatto una tripletta come ho detto prima, ma sono soddisfatto, va bene così, 3 punti importantissimi. Quindi la partita col Valencia, andiamo a giocare anche questa nel prossimo video naturalmente, ma guardate lì la formazione, siamo schierati ancora come prima punta. Mi sa che tutte quante le lamentele le hanno sentite, l'allenatore mi ha sentito e mi sta ascoltando e quindi mi mette a prima punta, va bene così, sono contentissimo, dobbiamo sfruttare queste occasioni per fare più gol possibili. Questa qui è la classifica, dopo 2 giornate siamo con 3 punti. La prima vittoria l'ho fatta con me, l'ha fatta con me in campo, mi sembra fosse stata anche una doppietta oppure un gol l'ho fatto sicuro, poi non mi sembra se ne ho fatte anche due, però la seconda partita non siamo stati insieme della formazione titolare, l'abbiamo simulata e l'abbiamo persa, quindi siamo al terzo posto e quindi per adesso saremo fuori dalla Champions, però comunque siamo ancora, mancano ancora 5 giornate, quindi c'è ancora tempo. Anzi, ne mancano 4 di giornate, questa qui e poi altre 3. Quindi, per questo video è tutto, vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di passare sulla pagina Facebook, link in descrizione. Noi ci vediamo con un prossimo video, bello!